Grazie, sono in live, sì, grazie mille Majin Bubu, grazie del supporto. Funziona, funziona, no? L'audio fa schifo, ma non lagga. Ho messo quindi 60 fps mi becco solo io, e voi siete a 30 e sti cazzi. Che strana sta cosa però. Ho messo l'audio con una strana. E mi dispiace, però ci siamo persi l'intro. Scusatemi ragazzi, però se non vi dispiace me la voglio rivedere, perché non mi va di iniziare la live senza l'intro. L'intro, no, voglio fare nuova. Ragazzi, faccio nuova partita perché così ci becchiamo l'intro, dai, che cazzo è, se no. Voi vedete bene, sì. Ok. Vado, vado, perché poi metto su YouTube che uno non vede l'intro. Alzo il volume del gioco. Era molto basso, però, eh. Lo alzo, lo alzo, lo alzo, lo alzo. Facciamo le cose per bene. Prepariamo tutto per benino. Ho sbagliato una cosa molto importante, potrebbe esplodere tutto. Prepariamo tutto per benino. E partiamo, facciamo finta di non averlo vissuto. Ci emozioniamo di nuovo. A me sembra alto l'audio, ragazzi. Io mi fido, però. Ho messo da meno 15 a meno 13, ragazzi. Più di così di solito non metto. Empatizziamo, mi raccomando, se no siamo cattivi. E ho fatto tutto, sì. Vado qui. Ho sbagliato. Oh, cazzo, oh, cazzo, oh, cazzo, oh, cazzo. Cosa? Aspettate. Scusate, ci sono. Arriviamo. 10, 9, 8. Monitor di merda. Te la puoi mollare, grazie. Grazie. Ci siamo. Control, finalmente dopo tanto tempo, bla bla bla, quell'intro non la voglio rifare. Siamo in live, sì, il bitrate c'è e giochiamo premendo A Control su Xbox Series S. Sovrascriviamo, sai che salvataggi, sovrascriviamo. Ah, devo tenere premuto, sta gag, mi ricorda Death Stranding. Death Stranding. Fair warning. Avviso. This is gonna be weirder Sarà più than strano del usual. solito. Can't be helped. Ah, però è bella questa intro, eh? Mi hai chiamato ed eccomi So qui. here I am. Ok, audio pulito, infatti. A I know I shut you out volte ti ignoro, lo sometimes. so. I'm always glad to hear from you. Yuki! It's just that I get my Palazzo, eh? hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room. And the L'audio. poster. L'audio in questo momento è andato a fare in culo, ci Picture posso credere. something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We are lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. Much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Lei è già iconica, come sappiamo. Why did you bring me here? Ragazzi, alzate il volume al limite, eh. Io l'ho messo abbastanza alto. Ok. In pratica, questa cosa dell'audio, ho visto dei tutorial su YouTube. Praticamente è
è una questione di come l'Elgato processa l'audio, e avete sentito che adesso va sempre tutto bene e secondo me andrà a momenti. È la tipologia, c'è cioè bulk, isocrono, adesso l'ho messo isocrono, e c'è automatic. Di solito sta su automatic, vabbè, io dicevano di mettere bulk. No, un tutorial di non so chi, americano. Ragazzi, non facciamo le gag per piacere che abbiamo appena iniziato. In realtà è una bella introduzione anche con un bel testo. Grazie mille Simone, grazie del supporto. Volete, ragazzi, ve lo chiedo sinceramente, volete che alzi ancora il volume del gioco? Questo si dovrebbe sentire abbastanza. Ditemi se volete lo alzo, io a me non cambia, il mio è, non c'entra con questo. Lo alzo? Smarmello, ma siete sicuri? Oh, io lo faccio. No, c'è un no. Apri tutto, sì, ma siete sicuri, ragazzi? Si deve sentire la voce, però, eh? Se no non è più... A me non cambia, perché non è il mio volume, quindi... Mi sembra equilibrato. Sondaggino. Lo alzo leggerissimamente, ho già capito che ci sono i soliti fanatici del devo sentire ogni cosa. No, non devi sentire ogni cosa. Siamo su Twitch, devi sentire la mia soave voce. Adesso lo alzo un pochino, verrà un'esportazione del cazzo, ma chi se ne frega. L'ho alzato, eh. No, non ditemi dopo che... Adesso mi idrato. Oh, forse ho fatto un misclick. No, ci sono. Grazie, Yoyu. Insomma, spero che si senta, ragazzi. Allora, un'introduzione interessante. Si riferisce a un tu che non sappiamo chi sia. Vediamo già aiutoni a schermo, come quella cosa là. Interagibile, andate a zappare. Scommetto che non si può uscire, ve la butto lì. Federal Bureau of Control. E lei sembra vedere qualcosa intorno a questo logo, no? In questo simbolo. Sembra significativo, ma la prima cosa che facciamo è... interessante. Pugni. Ah, c'è il salto. È un platform! Ehi, aspettate. Ah, ma quindi si spara, eh? Ma cioè, sì, so che si spara, ma cazzo si spara. Va bene, là c'è un'interazione, ma noi andiamo di qua. Questo personaggio che non guarda potrebbe essere quello dell'intro? Non lo sappiamo. Potrebbe. Curiosa come immagine, comunque, da mettere nell'atrio di un Bureau of Control. Qua è buio, ragazzi. Non vedete un cazzo, non preoccupatevi, è proprio buio. Il pavimento è lucido, ma non lucido come sarebbe stato lucido se avessimo avuto il ray tracing, sti cazzi. Qua ci sono degli elementi. Non so quanto sia un gioco da mettersi a fare osservazione. Qua la grafica. Vabbè, raga, accettiamo la Series S per quello che è. Molto, molto reattiva la camera. Iperosservazione è la via giusta, va bene. Io non mi sento ancora nella next gen, mi dispiace dirlo. Ah, guardate i capelli. Grazie Federico. Grazie dei 9 mesi. Comunque, la Series S... è proprio quella via di mezzo, che comunque se non altro ci concede di giocare a Control. Cammina attraverso il metal detector, farollo. Ho sentito un beep, ma credo che sia un beep di va tutto bene. Quindi non abbiamo armi con noi, purtroppo. Ma qui c'erano degli interagibili. X, che è quello dell'Xbox, ed è questo. Ok. Corrispondenza, promemoria sugli oggetti proibiti. Equipaggiamento, Nisba. Mod personali, mod arma, forme arma, materiali, livello autorizzazione, missioni. Oh. Corrispondenza nuovo, ma qua c'è tanta roba. Ah, non ho nulla ancora di questi. Fascicoli caso, nulla. Grazie mille Fabio, grazie degli 11 mesi. Certi oggetti sono permessi all'interno dell'agenzia. Gli incidenti recenti hanno reso necessario il rilascio di un promemoria sui materiali proibiti. Armi non autorizzate, cerca persone, computer portatili, orologi smart, telefoni smart, dispositivi di gioco smart, qualsiasi cosa smart, matite numero 2. Qualsiasi oggetto considerato rappresentazione iconica dei concetti archetipici. Archetipici junghianamente? What? Paperelle di gomma, bottiglia di ketchup. Tutti, ma mio Dio, è già una figata. Tutti i materiali sotto investigazione da parte dell'agenzia devono essere portati dentro attraverso gli ingressi privati.
In caso il personale contravvenga cos'è, notificare immediatamente il proprio supervisore. Potevo anche zoomare, ok. Peso, ah ma tanto Petro, sono abituato a farlo. Devo dire che non pensavo fosse così di lore. E invece, attenzione. Ehi, è normale? È normale? È un, ragazzi, è un horror. Non me lo ricordo, è un horror. Non rispondetemi. È normale? È normale che le porte si aprano così? È normale? Mi devo cagare? Cioè, è Shintaro? Shintaro? Ma non c'è nessuno, tra l'altro. Ma qui non ci lavora nessuno? Cabinotto della sicurezza? Cabinotto della sicurezza? Amico cabinotto della sicurezza, sei vuoto. Ma anche lei ha questa facilità di camminare sulle cose. Ehi! Aspettate! Quando si aggrappa. In realtà bisogna fare un po' di... Ehi! Ah, la porta avrà un sensore. Mazza! Ok, salgo! Forse è una camera troppo reattiva. Vabbè, staremo a vedere. Oh my god. Aiuto. Questa è aperta, quindi si sta per aprire. Peso. PD. Quadri. Non proprio definitissimi. Quando arriva la next gen? PD. Che cacchio di posto? Ma non si vede una fava, tra l'altro. Speriamo di trovare una torcia. Archivi. Spese dell'agenzia. È una sorta di CIA, FBI, ma invece è la FBC, giustamente. Staff sorveglianza, iniziative per il data center, costruzione, secondarie, sono le principali, le spese. Secondarie, attrezzature da ufficio, costi di pulizia, rimozione di muffa, costi vivibilità, quartier generale, per tabella dettagliata, pagina 5, per confronto del tabello di spese, non ci sono altre pagine qua, ok. L'audio, momento di defiance. Avevo visto un interagibile. Cosa sono questi per comunicare all'interno mandandosi le bazzine? Qua c'è qualcosa. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Sarebbe bello poter dare un'occhiata. Federal Bureau of Control. Ma intende proprio quindi il generico simbolo del Federal Bureau of Control, quindi quello che in realtà noi possiamo vedere qui, il simbolo del Federal Bureau of Control, direi, che lei osserva. Telecamere di sorveglianza che paiono proprio funzionare. C'è la corsa? LS mentre corri per scattare? Come corro? Head of Research Casper Darling. Ma come pi... Con questo si zooma in realtà in modo interessante. Game about secret agents. lo sto premendo l'analogico sinistro. Ma non corre. È la medesima corsa. Ah, mamma mia, è orrendo. Oh, bam bam. Questa... Ah, no. Devo vedere a cosa serve B. Perché lo voglio mettere la corsa alla Souls. È orrendo così. Aspettate, opzioni. Controlli. B, lui perché cosa lo userebbe? Evasione. Che quindi sarà tipo liberarsi dai nemici. Ah, cazzarola. Scudo, lancio. Non hai lasciato un tasto vuoto. Usa, ottieni, minchia. Mira, multilancio, spara, porca vacca, 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 vacca. Peso. Corre, non è un horror. È il dodge, che quindi ci sta, però soulsianamente poteva essere anche la corsa, vabbè. Mi dà fastidio questo modo di correre. Vabbè, pace. E qua abbiamo il direttore. Madonna, si legge un cazzo. Zaccaria Trench. Lui è il cattivo della sigla. Della opening, scusatemi. La sigla. Defibrillatore. Una stanza. La porta si apre senza mettere un suono. Buono. Porte dei cessi silenziate. Solo all'FBC, ragazzi.
È lì che capisci di avercela fatta. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Speriamo che non ecceda con gli spiegoni, eh? Tutorializzami su come mi chino, per piacere. Dimmi come mi devo chinare. Beh, dimmi come si... Non me ne entrerà mai perché non può chinarsi. Vai a zappare, scusate. Drop. Ah, c'è un vetro? A me sembra di no. Sì. Quindi se fosse stato totalmente realistico mi sarei chinato, sarei andato... Mi avrei dato una mega craniata. Però vuol dire che qua le pulizie sono fatte molto bene. Immaginatevi con il ray tracing cosa sarebbe stato questo vetro. E cazzarola, sono veramente puliti questi vetri. Complimenti. Complimenti al... guardate, anche qua hanno pulito. Insomma, la pulizia regna. Ma non si entra in questi uffici? Di là. Ok, non so perché, ho paura che sia un po' horror la faccenda. Non ci sono mostri, no ragazzi, no. Cioè mostri brutti, cose brutte. Pistacchi, pretzel crackers, non si sono sforzati qua particolarmente, vabbè. PD, cioè, c'era un... Cazzo. Non riesco a capire come lo devo prendere, se con prudenza o... qua in realtà sarebbe tutto interessante, però rischiamo di delirare, ragazzi. Vediamo cosa c'è qui. Potresti anche aprirlo istantaneamente, ma forse lo potrebbe fare. Vezzo, l'ho già letto. Ecco, scusa, colpa mia. Ordine sicurezza. Uno squalo in, malgrado fosse sotto controllo, il permesso di, seguendo il protocollo di base, sparate per uccidere, buona fortuna, a posto. United States of America... Invenzio Investigatio Imperium è il motto del Federal Bureau of Control. Attenzione generale, investigare, inventare, esatto, imperare, impero, va bene. Perché cammina automaticamente sui tavoli? Questa cosa non è molto horror. Negli horror di solito si è impediti in qualunque movimento. Aiuto. Quindi non è un horror. Si spara. Negli horror non spari. O spari pochissimo. Sento la musica. Sento un tizio che canta, mio Dio! Salve, come premesso se saprete, i rapporti R4 devono essere completati entro la fine della settimana. Stiamo ancora attendendo i rapporti da un certo numero di persone. In caso vi serva una proroga, chiedete il modulo R4. Allora, se pensate di essere esonerati dal presidente, vi servirà il permesso. I rapporti sono obbligatori come sezione. Burocrazia, se i vostri rapporti. Dottor Darling, che abbiamo già sentito. Signor Marshall, signor Salvador, signor Kirklund. Essi saranno impegnati giovedì nella revisione. Oh, madre. Ma ragazzi, fa paurissima. C'è un tizio che fa le pulizie. E là c'è una strana... C'è Mario Draghi in quella foto. Hello? Ah, si parla proprio. Posso ucciderlo? Ah, ok, non dobbiamo ucciderlo, ha saltato una stanza. È mostrificato. Where you are, warrior about a job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. No. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. The janitor. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no element. There'll be work for the axe. Take them behind the sauna. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. Ha letto nel nostro pensiero e dice cose stranissime.
But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Ma una luce, PD. Era questa la stanza che temevo di aver skippato forever. Immagini da Red Dead Redemption 2? ok. Ma io me ne tornerei veramente a casa subitissimo. Sei proprio sicura di voler fare le bazze qua? Jesse? Ti chiami Jesse? Mi faccio i cazzi tuoi, Hattie. Vuoi amoreggiare, Hattie? Vuoi amoreggiare? Volevi amoreggiare? Ok, andiamo avanti, va, scusate. Mi cago un pochino. Quanta luce! Addentrati nell'agenzia. Ma è da dove siamo arrivati? Assomiglia molto a da dove siamo arrivati. È da dove siamo arrivati, ma si è aperta una porta che prima era chiusa. È tutto molto... È irreale questa cosa. Ma poi che cazzo di... Scusate, proprio a livello di orientamento, ma che cazzo di giro fa? Ma PD! Ma che cazzo... Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh porca. Merda. Voglio dire, se io volessi scendere e andarmene? Qua c'è materiale per far pulizia, eh? E tutti sti cosi che prima non c'erano. E io me ne vado, frega. Sono rotti i coglioni. Me ne vado. Ciao. Basta, droppo. Posso fare un po' di Animal Crossing in giro per la città? Abbiamo già fatto? Ma che cazzo sta succedendo, PD? Ma come cazzo è possibile? Missioni. Jesse Falden arriva alla Oldest House, il quartier generale Ferro, al cerchio esposto ai misteri della sua gioventù. Queste cose un po' spiegatorie, però non mi fanno impazzire. No, che so, abbiamo già... Scusa, ho sbagliato. Come gestire i visitatori non previsti? Iniziare in questo modo, benvenuti a Ferro, fondato nel 1964, come parte dello sforzo per rafforzare le azioni governative. Siamo visi a prestare servizio per gli Stati Uniti e il suo popolo alla ricerca dell'eccellenza in tutti gli aspetti di infrastruttura. Cioè, se non dovessero andarsene, ponete una sequenza di domande. Siete qui per incontrare qualcuno? Siete in New York solo visitatori? Come avete trovato questo posto? Peso. Cestista giuridico. Grazie mille del supporto. Se le loro risposte sono innocue, spiegate che questo è un ufficio federale di sicurezza, non possono essere... Se le loro risposte sembrano scortatele in una stanza privata, eseguite poi la valutazione psicologica Gunners. Se la loro risposta è nella gamma accettabile di anormalità, consultare la tabella legata immediatamente. Ricordate, non si è mai troppo sospettosi. Ragazzi, ma questo è un gioco di qualità. Davvero? Cioè, è in realtà interessantissimo il di fuori. Che strano. Su 24 sorveglianza video. È che sta cosa poi è la più strana di tutte, ovviamente. Proseguo. PD. Oh, qua le cose cambiano, io... Certo che è un gioco con un ben strano backtracking.
Dai, adesso non esageriamo. Peccato che la grafica non sia veramente niente di che per colpa della Series S, sicuramente, ma porca loca. Mi aspettavo di fare wow! Invece... Vabbè, frega. Cioè, comunque fluido, è molto fluido. Voi purtroppo l'avete a 30 FPS, ma è fluidissimo. Cazzo. Vorrei... Guarda, non si vede una fava, zio. Però certo non sembrano tanti piani, eh. Tasto a caso. La cella e il poster. Ricordiamo l'intro. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. Ma usano sempre la stessa voce per questo personaggio. I've been trying to put it down ever since. Will you help? Will you help? Titoli. Carney Hope. Deformazioni dello spazio-tempo. Federal. È lui. Che bella colonna sonora. Guardate il palazzo! Mondi paralleli, realtà parallele. Tipo WandaVision. No, tipo quello che sarà Loki. Bello. 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 You know what's on my mind. Il mio fratello. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Se cosa sono un po' le solite fregnacce, però va bene. Perché non posso muovere la telecamera? Non posso muovere la telecamera, ragazzi! Ok. Sarei incastrata nel... Però qui lo posso fare. Beh, allora... Sarei incastrata nel... È la intro, non puoi fare nulla. Che peso, sto tizio domina. Certo, mi sarei aspettato proprio un'altra risoluzione. Ripeto che non è nativo, purtroppo, 1080 su Series S, ma comunque a 900 e rotti, e... Insomma, quelli di Digital Foundry forse non sono allora critici indipendenti. Rido per non piangere. Allora. Comunque è un pezzo che ci ho speso degli euro, quindi... Ma io però mi sto un po' cagando addosso, ragazzi. Mi dico, ma perché uno vorrebbe fare una cosa del genere? Ma veramente... Ma il gatto porta a Stardew Valley. Ma perché è buio? Ma spegni! Ma tra l'altro questo ufficio è uguale a... Vabbè, non è così uguale, dai. Non iniziamo a sovrinterpretare. PD pigia qualcosa! Ma che cazzo? È impossibile! È volutamente impossibile. Oh, ma... Oh, PD! Sono bug o... Oh, oh. Sono bug? Cioè, nel senso, è una fisica un po' del cazzo? O è volutamente per farti dire, ehi, sono compenetrazioni e cose strane? Promemoria, re. Inteso come risposta? Progettazione materiale pubblico. Mentre si preparano notifiche di decesso relative al lema di Willow, rispettare le seguenti linee guida. Parole e frasi da usare. Al servizio del proprio paese. Dispiacere. Orgoglio. Verrà ricordato o ricordata. Parole e frasi da evitare. Alaska. Forbici. Sangue, sanguinamento, perdita, scuse. Qualcuno che porta notizie terribili a una famiglia. Io però mi sto cagando addosso, ragazzi. Ve lo voglio proprio dire in sincerità. Ma perché il suono era qui dentro? Poi security. Ma allora so cazzo. E qui? Clearance level 1, l'abbiamo visto nelle opzioni. Cioè, l'abbiamo visto prima. È livello autorizzazione. Qua è Portal. Era Portal, no? Che era sta gag. Era Portal. No, era Resident Evil 2 che Sabaku... Era la blind di Sabaku di Resident Evil 2. C'erano tutte le card di tutti i vari livelli. Ma forse anche in Portal. No, in Portal no. Ma che cazzo dico? Ragazzi, state tranquilli, perché c'è...
perché il sole cambia? Aspettate, vado qui. Ma sto tizio è ovunque! Cioè, ho capito il culto della personalità, ma porca troia. Is that a stapler or an altered item? Don't take office equipment outside of the building. Un oggetto alterato? Non è mica una gag questa. È travestita da gag, ma non è una gag. Questo è un bureau di cose mistiche, travestito da bureau di bazze e burocratiche, l'avete capito? Qua siamo al centro, siamo l'intersezione degli universi e loro se ne occupano. È tipo Man in Black, è un po' quello che faranno col Marvel Cinematic Universe, ve lo dico io. Ma perché è tutto rovesciato? Tomo, l'ho raddrizzato. Vorrei vedere. Barbara, non voglio essere... dice Trench... di cui abbiamo visto l'immagine. Non voglio essere disturbato, annulla tutti i miei appuntamenti per oggi. Per tutta la settimana non posso fidarmi di loro. Barbara, di nessuno di loro. Barbara, Barbara, Barbara. Barbara! L'ufficio del direttore. Lì è chiuso. Voglio sbattere la testa sulla porta. Ehi, vai a zappare! Che strane, ste piante. Sono belle, però. Ufficio del direttore Zaccaria Trench. Il simbolo. Mi cago. Vabbè, abbiamo fatto una prova, l'avete visto, vi siete fatti un'idea. Shit. Shit, shit, shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? E poi perché dici tu vuoi che lo tiri su? È come se vedesse il prompt. E preferivo non vederla. Non ci capisco. Che casino. Sì? What? Molto utile. Ehi. Figata. Oh, wow. Ma peccato non avere una console più potente. Cazzo, qua... questo coso doveva essere una tale figata con il ray tracing. Ah, pecca, mi dispiace, ragazzi, sono povero. No, in realtà soprattutto sono stato sfigato. Anzi, ho avuto culo a trovare sta Series S, scusate se mi dilungo. Qua ci sono delle... Smoky Mirrors, Super Strong. Noble Sheriff. Non so, mi sembra... Sì, sì, stai tranquillo. Ma stai buona, per piacere, aspetta che sto ravanando. E capendo. Ma è bellissimo, questi pannelli sono bellissimi. Cosa è questa visione del cazzo? PD, levati. No, beh, brutte gags, brutte gags. Cosa c'è qui? Non si capisce. Ma cos'è sta gag? Vabbè. Bandiera americana, questo si è sparato, si vede un po' di cervello qui e lì. Lì e qui. Voglio stai buono, non ti muovere. Lui stringeva la mano al supercapo e questo è il suo cervello. Beh, e questa pietra? Per tenere ferme le carte. Ma hai male una spalla, Jesse? Perché fai sempre questo movimento? Insignito, il supercapo. Ma non è il supercapo che è morto, è il vice del supercapo. Cioè, io ho capito che questo è il vice del supercapo. È il supercapo! Ah, Baghino, Baghino. Lei tira sulla mano come se dovesse sparare. Cos'era quella cosa? What? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very OOP. Powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Russian roulette. Where am I?
Cazzo, Yoko Taro sarebbe fiero, eh? Non tira più fuori l'arma. Facevi finta di tirare fuori l'arma, Vez. Non lo fai più. Ma abbiamo l'arma. No. Cristo. Peccato per un po' quella spiegoneria occidentalosa che comunque un po' rompe il cazzo. Perché è veramente figo. Sto zitto. Perché è occidentale? Ma senza i sottotitoli non capiremmo niente, ma neanche se fossimo anglofoni. Cioè, solo con i sottotitoli si possa... L'arma di servizio. Ha tante forme, come la casa, prigione che occupi. Cristo. Gli oggetti del potere lì. Object of power. La realtà percepita. Questo mi ricorda certi livelli di Super Mario Sunshine. Quelli che facevi senza lo Splack 3000 o come cacchio si chiamava? Sì. Che brutti sti, però è tutto artisticamente figo, ma che brutte ste scritte a schermo con i contornini quadrati, sono proprio brutte. Oh, PD! Aiuto, non posso... Cosa posso fare? Cosa posso fare? Ah... Mischia! Ah, posso mischiarmi? Scherzo. Non posso... No, non c'è il... Ah, no, la Y è questa, vaffanculo, te e tutte le console. Ok. Oh! Chinarsi? O non me lo dire. Mi piace come tiene l'arma in mano che non ha. Tiene un'arma immaginaria in mano. Ma cos'è sta gag? Quale cazzo è la Y questa? Oh. Eccola qui. The same gun. Controlla la pistola a casa. È un oggetto del superpower. La roulette russa. Ne usciremo vivi e saremo superpower. Ok. Now I have a gun. Ok, però vorrei mirare prima... scusa, dimmi di mirare prima di fare fuoco. Proiettili pseudo-infiniti! Oh, yeah! Ah, sì. Basta quella maledetta convenzione del numero dei proiettili. Ti devi solo polleggiare un attimo. Ma miri da solo? O devo mirare io? Non ho capito. Ah, poteva mirare... Sapete cosa? Poteva mettere la mira superautomatica, che tanto per questo shooting chi se ne frega. L'arma di servizio rigenera la prima munizione automatica quando viene usata. Dai, vedete, cosa me lo spieghi? Dai, è chiaro. Vabbè, anche Dark Souls è così. Distruggi le copie, i bersagli per aggiudicarti... Aspettate, la differita mi aiuterà a diventare la posizione. Ma cosa sono quelle specie di monetine rimaste lì? Sembrano monetine. Ma io non le posso raccogliere. Vabbè, fregate. Boh. Vado. Hop. Arrivano. Dio sti suoni. Però scusa, ma perché non andare in corpo a corpo, che è una turbo figata? E muori. Scusa, io voglio fare questo. Oh, mamma. Scusa, molto più figo. Ma tra l'altro è molto più potente. Ma scusate, è una... cioè, è molto più forte. Oh, ehi! Ah? Ah? E adesso? E adesso? Tu non mi vedi? Io ti vedo. Ciao. Oh! Se non c'è un demone toro all'inizio del gioco, ragazzi, non stiamo bene. Dove sono gli altri? Un suono nell'oscurità, grazie Zeref! Ah, le lucine blu sono salute, grazie! Quindi ora, essendo fullati, ok, ho capito. E c'è una colonna di... Quando subiscono danni i nemici, rilasciano punti di salute, raccogli punti di salute per recuperare la salute. Ok. La materialità di questa materia è molto strana. Voglio girare prima di salire all'Empireo. Ah, che figata. Ci vorrebbe il doppio salto, però... Ma ce l'ha! Ma che brutte queste animazioni, però, ma poi non riesco...
Vabbè, frega, dai. Andiamo. Tu, noi deteniamo la pistola a te. Il consiglio ha scelto te. Congratulazioni, direttore. Noi siamo il direttore. Qualcosa si avvicina, dice Trench. Questa minaccia. Un attacco. Duty as director. Dovere come direttore. Keep the bureau safe. Keep the bureau safe. Ma non ti sei appena sparato in testa, baby? Ma con chi stai parlando? Ma chi è tu? Right after the pyramid spoke to me and it was just noise and I understood. È vero, sta cosa assurda, brava. And this gun's alive. You know what? You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Scusate, lo devo fare. Lo faccio. Ok, mi aspettavo troppo. Ma quindi sta mappa la devo prendere sul serio? Pensavo fosse tipo una gag, invece ok. Ma sembra che l'abbiamo già tutta percorsa, in realtà è semplicemente la direttamente accessibile la parte... Vabbè, frega, andiamo avanti. È una gag? Ma che cazzo ti devo dire? Oh, che cazzo ho fatto? Stai tranquillo. È WandaVision. You stopped it. You. Thank you. That was. Questi personaggi. Top model. Però no, lei è normale. Lo so che ho poche munizioni, che ti devo dire? Ma non ci sono le coperture? Ricerche archivi. Ci aspettiamo molto dal direttore, responsabilità, il privilegio. Ma io queste cose non le avevo viste, però. Ricerche sull'entità HISS. Guarda di sicurezza corrotta dal HISS, quindi l'HISS è una specie di virus. L'agenzia dispone di molto personale per la sicurezza interna. L'HISS, o un'altra organizzazione, ha sfruttato rapidamente questo fatto. Le guardie HISS usano i fucili standard bullpup in dotazione prima della corruzione, mentre le guardie armate hanno con sé i fucili a pompa. Non hanno abilità paranaturali visibili, con l'eccezione che certe forme di guardie HISS sono protette da un denso scudo di risonanza. Questo scudo è forse il risultato di una curazione prolungata da parte dell'HISS. L'HISS matura negli ospiti, quindi è una sorta di virus. Organici col passare del tempo, sono necessari altri dati. L'HISS punta a individui addestrati a combattere. L'HISS ha questo livello di consapevolezza. L'HISS usa gli ospiti per i compiti che meglio si adattano alle loro caratteristiche. Gli ospiti addestrati per combattere vengono riservati al combattimento? Queste sono domande per un passo successivo, ma è chiaro che gli individui corrotti mantengono la conoscenza dell'uso delle armi. Fare riferimento al fascicolo NYK per il rapporto completo. Perché mi dice non letti due? Ah, perché questi lui li considera non letti, ma dopo se la beccia. Ma anche qui c'è roba, ma quanto? Arma di servizio 00 più 1 oppure OOP che... procedura di contenimento. Non è richiesta alcuna procedura protettiva. La descrizione parautilità. L'oggetto è di forma variabile. Quando legato, l'oggetto permette ai parautilitaristi... utilitaristi di l'oggetto deve essere legato esclusivamente a individui che aspirano al ruolo di l'oggetto determinerà se se rifiutato la candidatura verrà respinta. Questo processo, la roulette russa di cui dicevo, quindi lei vuole diventare super boss. Questo processo è dettato da malgrado i suoi criteri siano sconosciuti. Contesto: l'oggetto è stato scoperto all'interno della Old House, che è dove siamo noi, nella stanza ora usata come ufficio del direttore. Ma è sembra la storia di quello che abbiamo vissuto. L'ipotesi più comune, molte forme nella storia. Mjolnir, Excalibur, ma vai a zappare, ma vai a zappare. Che stronzate.
Ma dai, Mjolnir, Excalibur, Excazibur, Esbrieltas, Varunastra, tutte armi che... dei loro possessori. Se gli oggetti del potere sono... Ecco qua le zappe però sono partite. Se gli oggetti del potere sono la convergenza di forze basate dal subconscio collettivo, questa potrebbe essere la manifestazione originale di quell'evento. Se questo è il caso, vedere la presentazione del dottor Darling 11.1 per maggiori dettagli. Ok, bene, da ora in poi lo considero uno sparatutto. Che cazzo. Ma abbiamo un audio, un file audio probabilmente di Kojima. Anzi, video. Ah, è quello che abbiamo visto. Ma che figo, però! Altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Lose and you're, well, fired. 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 Carino. Federal Bureau of Control. Carino, 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 carino. You're fired. È super simpatico quel tizio. Basta però spawnare mostri nel momento del bisogno. Allora, che è? In teoria qua ci siamo già stati, ma... Ehi! Forse è un ragionamento che non dovrei fare. Eh sì sì, lo so, lo so, lo so. You know it and I know it. Come dice sempre Ehi! PD, 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 PD. Aspettate, 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 aspettate. Se 2 più 2 fa 4, a parte che non riesco a correre. Ah no, sei sempre tu. Ma qua 2 più 2 fa 5, ragazzi. Che peso, che peso, che peso. Stai buono. Cos'è quella gaggina lì? Ma quanto sei buona in sta foto? Sei venuta benissimo. Ok. Ok, non dovevi fare un colloquio di lavoro come janitor? È molto carino questo gioco. Immagino che rigiocarlo dopo averlo finito sia una figata. Per tutti i tocchi. Ehi! Ah, ma ci arrivano materiali le tue... Ah, cioè ci arrivano le robe da leggere così, ti piovono addosso? Ah no, è materiali, livello autorizzazione. No, è un materiale. Averne tanti, grandi buzz. Dai. Pimp, probabilmente. Com'è giocare a un RPG che ti piovono addosso gli appunti di fratello genitivi? I know, I know. Ma sta cosa. Ma senti. Beh, insomma, non proprio una grandissima interazione. Ho preso le botte! Ah, Gigabyte. E la salute ti piove addosso. Aspettate, devo fare una cosa. State tranquilli. Scusami, devo deturpare il tuo cadavere. Merda. Beh, è molto molto ben piantato. Ok. Ma scusa un attimo, ma qui che cazzo c'è? Ma quindi... Ma... Ah, questo è quello che piaceva, che è tanto piaciuto di sto gioco, credo. Zakarian Trench, proprio lui. Certificato, cazzi e mazzi. Quello forse era Bush. Vabbè, in realtà frega, sinceramente. Però qua... No, ma santo se non è guidato. Le interazioni sono guidate, queste sono solo gags. Però in realtà lì, ad esempio... Ci siamo fatti male. E allora io voglio entrare così. Fammi entrare. Hai capito? Siamo grossi. E questo? E questo?
E questo? No, devo leggere. Oldest House. Discovered. Scoperta nell'agosto 4 del 1906. Hai capito l'intro, eh? Siamo nella Oldest House, che è stata scoperta. Figata. Viene da un altro mondo, un'altra dimensione, un'altra roba. Recupero salute. Mod personale, recupero salute. Equipaggiamento, mod personali. Allora, ripristino salute per raccolta elementi. Equipaggio. È una cosa permanente, insomma. Un pimp. Cioè, ora recupero salute da solo. Saluto. Recupero peso! Recupero salute da solo. Qua sei un po' truce, eh? Direttrice Jessie Faden. Tipo un anello, perfetto. Faden. Oh, Faden. Sto citando Ben Harper, ma probabilmente qualche nota non è corretta. E qua bisogna fare... Qua viene Fantozzi a fare la maratona per mettere il biglietto. Non aiutato, lo è squalificato. Affari esecutivi. Attiva. Ah, quindi è una shortcut quella porta che non riesco ad aprire. Quante cose. Ok. Però che strano. Ah, beh, là era chiuso. Sì, capisco. Bene. PD. Ma che cazzo vuoi? Half-Life. Guide us. Reach the hotline. Il telefono rosso. The hotline. The hotline. Says the dead man. Says the dead man. Okay. Era lui allora. Ah, ok. Sì, ma stai tranquilla per piacere. Non mi fare tutto sto casino. Che peso. Ma che cos'è? È un jukebox. Ma che cazzo? Ma pizza? Ah, è un altro piano, un altro livello, ehi. Ora stiamo attenti che arrivano i nemici. Beh, emergency phone non è rosso. C'è una persona che penzola, è normale? Ehi, non so se sia normale, ma qua i cazzi sono amari. E avevo qualcuno nel mirino, non me ne ero neanche reso conto. Ma la persona che penso là le devo sparare. No. Meglio mettere la mira più aiutata, perché col controller ci vuole. Ma che poi sarebbe figo andare in corpo a corpo, però vabbè, me li mette. Materiali a go-go, eh? Sono delle persone... Persone penzolano, è normale? Non farò più questa domanda. Forse non è una domanda così pertinente. E ancora la porta... Questo è il più grande mistero del gioco, la porta del cesso non fa rumore. Forse è di polistirolo. PD. Indizi. Visualizza collezionabile. Programma per la prossima riunione esecutiva. Costi crescenti per la risposta EMA. Aggiornamento sulle pratiche di eradicazione della muffa. Wink wink. Prossima revisione dei salari annuali. Ricerca e controllo di un nuovo fornitore di caffè. Venite preparati. Grazie per il vostro tempo prezioso. È tutto in codice, ovviamente. Beh, siamo il capo! Siamo il capo! Cosa potrebbe andare storto? Merda. Non sono neanche fullato. Ho bisogno di questa salute. Bravissima. Ma che strana situazione. Ma tu... Tu è normale? Tu proprio non reagisci, eh? Ehi, il primo piano della nostra protagonista. Ok. Ma PD ste voci! Mappa. Dove cazzo si... Ah, ok. Ah, ok. Ok, sì, voglio esplorare proprio questi angolini. Ma è lo stesso cesso di prima? No, non può essere. Beh, vabbè, che qua... Qua ci sono dei fiori.
Ehi. Reminder: if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects. L'abbiamo decisamente trovato. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for bureau staff to find you the safe room. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Merda. Thank you for your attention. È peso lavorare qua dentro? È peso lavorare qui dentro? Solo per confermare che questo è il promemoria che abbiamo appena ascoltato, ok? Pensate a lavorare in un posto così. Capo, l'edificio, io non capisco più dove cazzo sono, aiuto. Vabbè, si può anche tenere la mappa, possiamo giocare così. Ok, ragazzi. Avete sentito? The hole in your room is the hole in you. E lei parlava di room all'inizio, eh? Meh. Questo edificio è veramente affascinante, eh? Mi sto un po' cagando e un po' esaltando. Ma quanto è figo, mamma mia. Don't let mold hitch a ride. La muffa. Perform daily body checks for frame plant matter. Occhio a non portarti il virus LIS, ovviamente. Teco. Nel nostro mondo, che sono soccazzi. Se siamo capiti. Visualizza collezionabili. Prenotazione per cena 19 al Chambre. Sua moglie la raggiungerà lì, non faccia tardi. I fiori sono disponibili alla reception all'ingresso. Ricordi? Compie 46 anni. Glielo ricordano. Complimenti a chi ha fatto sto gioco, comunque. C'è un certo déjà vu, déjà tutto, eh. Però... Kuhue! La sua vita è nelle tue mani, lavoriamo duro. La sicurezza di tutti dipende da te. Adesso voglio ridere. Pesissimo! Va su nel non nulla. Shelter. 6 persone al massimo. Questo è il bunker dei bunker, tipo, sembra? Adesso interagisco, eh? Però comunque c'è uno stop in realtà alla salita del coso. Devo guardare tutto, dovete avere pazienza. Non leggere la corrispondenza confidenziale. Non è solo rude, è illegale. Rude, scorretto, irrispettoso, eccetera. PD, mappa! Eh no, allora devo prima vedere cosa c'è qua. Bello! Bell'audio. Merda. Che succede? Consultabile solo da Marshall. Marshall, abbiamo controllato quel sospetto Ema a Duluth. Non era nulla, come l'incendio a quella casa in precedenza e il malfunzionamento dell'asciugatrice ancora prima. La mia squadra ne ha abbastanza di questi incompetenti. Dobbiamo trovare un modo migliore per distinguere i falsi Ema da quelli reali. Oppure dovrete assegnare quegli agenti a qualcos'altro per un po'. Comunque ci stiamo dirigendo al ranch degli Sherman, il prossimo sulla lista. Speriamo di trovare qualcosa di più interessante. Distinti saluti, agente speciale Keenum. Aspettate. State tranquilli. Materiale. 4 per. Sono contento, penso se ne avevo 3. Ok. Tanto è tutto autosave, eh? Cosa succede? Mi chiudo e basta?
E se mi mettessi in mezzo mi schiaccerei, probabilmente sì. Che domanda? I lettini. È molto bello. Avrei solo voluto una grafica più... Cioè, e si vede comunque che è un po' oltre il limite della console, quindi per la bellissima fluidità i sacrifici in realtà si vedono. Comunque non importa. Io voglio ancora avere devo ancora avere quell'impatto next gen che mi faccia dire... Oh! Farai per sempre questo rumore? Scusa, lo so che dovrei andare avanti di corsa, ragazzi. Lo so che dovrei andare avanti di corsa. Invece vado piano. PD, bellissimo. Che figata. Hissing sound that tried to invade me earlier. Invade me. E hiss, la cantilena. Sì, sì, ma non è posso. Pesissimo, ma quindi è un casino, eh. Siamo tutti nella merda. Alright, it's our. Our, ma va bene. Ma stai parlando a me? That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Anche lei è molto spiegona, però è scritta un po' meglio della tizia di Demille, giusto un filo. Ma io mi domando una cosa. Nope. Tripudio di roba da leggere. Oggi è giornata letture viola sotto mentite spoglie. Allora, esame degli argomenti paranaturali e leggende metropolitane. Resoconto, si crede che le leggende metropolitane influiscano sulla creazione di materiali alterati, ma possono anche decidere le caratteristiche di un evento del mondo alterato, il mondo alterato. Le leggende metropolitane sono concepite come l'evoluzione moderna degli archetipi di Jung. Riconosciamo certi... informati dal nostro inconscio collettivo e resi popolari dai media. Abbiamo ripetutamente provato che le leggende urbane possono essere artificialmente dalla cultura popolare usando il programma televisivo antologico creato dall'agenzia. Una volta piantati i semi, l'immaginazione ne acuisce i dettagli. Certi fenomeni paranaturali contengono chiari elementi di folklore popolare. Ema che elementi di folklore popolare, ema che succedono solamente eventi forse l'abbiamo già visto cos'era ema. Succedono solamente nei un paio di forbici che consumano sangue umano attraverso due buchi nel questi dettagli che vivono nella mente di molti sono stati rafforzati tramite la convinzione. Le leggende metropolitane non sono solo le storie per bambini, sono in realtà paranaturali in attesa di avvenire. Grazie Zeref. Grazie anche Cannolo alla ricotta. Grazie ragazzi. Fare riferimento al documento 493-69-42 per il rapporto completo. Pesissimo. Ema e eventi mondo alterato, esattamente. Grazie mille. Francis. Ditemi una cosa, voi volete che io alzi la luminosità? Cioè, il gioco è parecchio buio, ad esempio, in questo momento. A me sembra che vada bene lo streaming, però... Boh. Io non so cosa sia più delirante, se queste voci o questa musica, in questo contesto. E sto cacchio di cosa... Ma che anno è? Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo. Basta. Qua ci sarà una boss fight, PD. Pronto ed attacca. Devo fare il saltino proprio. La piramide. Potreste morire prima? La risposta è sì! Oh! Ma dove cacchio... Aspetta. Aspetta, ti devo mirare! Devo fare il saltino, eh? Cazzarola! Dove? Qui! Non ti vedo.
Ora ti vedo. Oh, what? Sono morto. Non si gioca così sta parte. Ok. Ok. È il boss. Scusatemi. No, c'era il problema copyright. Siamo in problema copyright. Ah, dal punto di controllo più vicino. No! Sbatto! Vabbè, che i detacca ci ha abituato peggio. Ma devo rifarla sta gag, quindi devo solo capire se devo rifare sta gag. La risposta è no. Viva, viva il goleador. Possiamo andare avanti allora. Ho fatto tutto, cioè mi consideri tutto letto, tutto fatto, eh? Hissing sound that tried to invade me earlier. Ah, ma quindi ti devi beccare la base. Burrowing into everything in this place. Quindi questa era la schivata, ma the hiss your enemy? Era una schivata, right, ma non fa niente. Our enemy. Se c'è qualcosa del gameplay che mi manca ancora. In like an infuriating melody that makes you hum it over. Sì, va bene, ragazzi. Dov'è lo stronzo? Ehi. Sarebbe figo triggerare il cattivone senza scendere, ma immagino che non si possa fare. Hop. Te ne vai a zappare per piacere? Ma dai! Ah, sono morto! No, vai a zappare pure tu. Ma dai, ma tu eri morto. Sei scorretto. Dove PD è? Ah, un materiale alla faccia tua. Ah, sei lì. Merda, ma fai un sacco male. Ma non ti batterò mai. Ma e quindi è difficile sto gioco. Sono praticamente morto. Non mi curavo in automatico? No, eh. Quindi non mi ero non avevo la base che mi curava. Non c'è curarsi. Non ci sono le fiaschette. Ah, devo... le robe blu però sono lontane. Morirò se le vado a prendere. 10, 9, 8. E volevo correre, pensate un po'. Questa era una corsa nel mondo dei miei sogni. Ma quindi devo schiattare di nuovo? Che palle. PD! Ma di nuovo sono schiattato. Non ci sono le fiaschette? Ma sono già morto due volte. Sembrava facile. Non è facile. Ma il corpo a corpo non me lo spamma. Anche a me piacerebbe spammare il corpo a corpo, ma non lo spamma. Cioè, devi aspettare. Perché in realtà è la pistola, vedete? E quindi ha un cooldown e ciao. Intanto lui ti ha aratto. Quindi bisogna veramente git guddare. Peso perché non è proprio... Cioè, è carino, carino, però non è Dark Souls. Non è Bloodborne. Non importa. Dai, buono. Dov'è? Vai a zappare. Cosa mi stai sparando, Vez? Ah, peso. Io devo andare là. Corri. Gira. Ma sono praticamente morto. Ma non ho nessuna chance contro uno stronzo così grosso. Vaffanculo, muori. È un vero boss. In realtà è molto meglio spammare la pistola, altro che... Puoi correre per piacere, Jesse? Come cazzo ti chiami? Già da chiamarla Simon. Ma devo cambiare la spalla, PD! Ho sbagliato. Help me fix it.
È metà. Abbiamo un'altra mod e ne vorrei mettere due però. Ah, ci picchia. Miglioramento energia, miglioramento salute. È la stamina? Ho visto una barra. Ah, ancora non la uso. Vabbè, allora per il momento faccio così. Ho bisogno di assolutamente di altri slot lì, eh. Risorse, tendenza nascosta. Lettura. Ma non ci capisco una fava. Ok. Va bene. Do un'occhiata in giro e poi andiamo a fare il click. Scusami. No, ok. C'è un po' di Yoko Taro in tutti noi. Ok. Ok, lo faccio. State tranquilli. Tanto faccio cadere roba. Purifica il punto di controllo. Jesse. Dall'Is. Grazie Artifex. Grazie degli 11 mesi. Ma parla al player. Falò. Ok. Pope, beh, il Papa. Perché qua c'è questa cosa? Sono shelter qua. Ma è tutto cambiato, ovviamente. Ma te ne stai tranquilla per piacere? Oh my god, eccoci. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. I should have lied. Quindi l'ha detto. Quindi era esplicita. Quello ciò che sembrava assolutamente vago per loro era esplicito perché nel loro linguaggio era chiaro. Ehi, dei buoni, forse. Hanno una strana cosa, come Director, potete vedere. Faden. Call me Jesse. Call me Jesse. Ok, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss, that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. My name for it. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Huh. Trench is no longer the director, obviously. È quella cosa lì che li protegge. Sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. Okay. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? Superpowers. How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. Parlare di te. Fucking unbelievable. Quindi l'interlocutore di lei è qualcosa che le fa fare cose straordinarie. Even. Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? È Dylan stesso. Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are
very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. Bene. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Sembra una sorta di entità che lei ha con sé che la rende super speciale, no? Ma we did it before. Al tempo stesso sembra che stia parlando con il player, è carina sta cosa. Che peso. Allora, innanzitutto mi aspetto dei bonus. Oh, delle letture. Fratello genitivi. Esame degli argomenti paranaturali. I punti di controllo sono luoghi che l'agenzia ha identificato come nodi vitali della Oldest House. Quando i dispositivi di armonizzazione appropriati vengono disposti intorno al punto di controllo nell'organizzazione di un... Tra l'altro, mi strozzo, l'area circostante non subirà alcuna alterazione dell'edificio imprevista. Questi punti di controllo vengono scoperti tramite rilevazione di un ping non ostruito utilizzando il... in un raggio di 11 metri. Numerosi ricercatori hanno provato a definire punti di controllo, chiamandoli giunzioni nervose o ancora punti vulnerabili della Oldest House. Il fattore comune in queste teorie è che i punti di controllo sono suscettibili all'influenza esterna, cosa che ci consente di stabilizzare la Oldest House e lavorare al suo interno con più fiducia. In teoria questa tecnologia potrebbe essere estrapolata per stabilizzare l'intera Oldest House, ma i test hanno rilevato che alcune parti dell'edificio si rifiutano di essere... Fare riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Peso, sì, mi idrato. Come andiamo, ragazzi? Tutto bene? Beh, audio e fluidità ci sono. Dico bene, ci sono stati dei problemi? Tutto liscio, benissimo. Thank you very much. Cos'è sta cosa pixellosa? Ma che gag è? Però sono come ombre. Però strane ombre, perché cioè, stranine ombre. Le cose strane non finiscono. Allora, siamo qui, lei è qui. Mappa. In teoria, mega punto interrogativo è di qua. No, è di là, le scale, ovviamente le scale, ragazzi, ovviamente le scale. Non è gioco di dialoghi oltre illecito, no, ok. Mi sto solo chiedendo, noi siamo arrivati da sopra. Quindi questo è un non esplorato in teoria e ci dovrebbe dischiudere la shortcut, che poi shortcut, poi non saprei neanche schiamarla così. Però questa in teoria è la cosa chiusa di prima, che dall'altra parte non si apriva perché non avevamo la tessera giusta, diciamo, e non si apre neanche di qua, quindi sti cazzi. Eccoci. Ehi, ma qua si interagisce, quindi forse è quella cosa di ripulire gli infetti. Oh cazzo. Oh. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Rip. Oh no. Bring it out. Rips them apart. Accidenti, ho sbagliato. Non c'era una cosa da leggere? No. Ma allora che cacchio? Ma... Jesse, over here. Sì. We need to make a plan, Jesse. Sì. Dove cazzo sei? Sì, lo so che devo andare di là, Pop, però ti giuro che devi aspettare, perché è chiaro che il ravanaggio è nel suo pieno in questo momento. Cioè, ovviamente ci saranno buzz ovunque, quindi tu non mi puoi rompere le balle forever and ever. Oh, Christian De Sica. Ma da dove siamo arrivati? La risposta è sì, quindi non voglio cazzeggiarci troppo. Però questo non si poteva fare prima. Però è letteralmente dove eravamo prima, quindi frega. Però qui, ad esempio, non si poteva entrare. Mazza, se è buio, ok. E qua c'è una bazza, un pimp.
Il Ravanaggio è sempre premiato. Memoria della casa. Diamo un'occhiata. Iniziamo ad averne delle diverse, poi che cosa questo significa lo sa qualcun altro, non io. Allora. Meno male che non era un vetro. Dovrei fare quella gag. Cioè, dovrebbero consentirti di dare la craniata finale. E questo? Ovviamente non si apre, figurati livello 4. Io sono l'ultimo degli stronzi. E questo? Ah! Beh. Bentornati. Alla maison. Questo sì che è una shortcut. Ma non capisco per quale motivo. Il corpo non c'è più. Ufficio del direttore attiva e disattiva la mappa. Vabbè, lo sappiamo. Vabbè, il corpo si è decomposto, devo dire, molto in fretta, ma non è necessariamente la cosa che ci interessa di più ora. Cazzo, però l'ufficio del direttore, scusatemi, ma allora ha una porta. Cioè, è questa la porta. No, è questa, questa è una porta, Vez, ma io non la so aprire. E qua c'è tutto un mondo, ma come cacchio si fa? Non funziona. Ehi, 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 ehi! Ah no, c'ho un mirino. Ma c'è sempre stato sto puntino che fa da mirino? Sì, eh? Sì, cioè anche nelle situazioni tranquille, dico. Ok, via. Non si può fare adesso, dai. Andiamo di qua. Certo ti viene da dire, se riesplorassi, rifacessi il giro, ma che cazzo, dai. Ok, di qua. Di qua che cosa c'è? Prima di andare da Pope dobbiamo ravanare assolutamente ogni cosa, questo è chiaro. Esame degli argomenti paranaturali e limiti tecnologici della Oldest House. La Oldest House impone certi limiti alla nostra agenzia, ma quello più restrittivo è l'impossibilità di usare certi strumenti tecnologici. La Oldest House non permette dispositivi in grado di ricevere o emettere segnali. Le onde radio sono l'unico segnale trasmettibile. E persino queste sono spesso poco affidabili. Se si considera il potere dell'inconscio collettivo, è possibile che certe tecnologie siano troppo nuove nel culturale della Oldest House per essere... In maniera analoga, questi oggetti non sono conosciuti per essere ricettacoli per stati alterati. La tecnologia sta forse avanzando troppo rapidamente perché si verifichi... La tecnologia tende a sparire o a non funzionare qui, alle volte in maniera violenta. Agenti sono rimasti feriti da telefoni, cellulari esplosi nelle loro tasche mentre entravano nella Oldest House. Fare riferimento, cioè... Peso. Ragazzi, cosa state scrivendo? Io leggo... Io sono qua che mi immergo e voi state parlando delle chiappe della protagonista. Dai, su via. Vi ho sgamati, eh. Qua c'è la radio, per sentire la musica creepy, o forse altro. Facciamolo. Non riesci a trovare il tuo ufficio? No! Watch your step. Delays caused by house shift do not count towards... Over... Ah, i ritardi dovuti alla casa che shifta non valgono come straordinari. Perché c'è stata questa musica? In nomine Dei? Perché il gioco proprio in questo momento ha deciso di darci questa musichetta? PD Lis. Bonus! Ancora una materia? Mod arma, efficienza munizioni. Ehi, questo ci piace. Mod arma. Efficienza munizioni. Costo di munizioni per colpo meno 5%. Si pimpa tutto. Molto bene, molto, molto cosa importante. Ce n'è da leggere, ragazzi, collezionabili. FBC. Lamentela sullo spostamento del bagno. Ascolta, so che non puoi controllare le alterazioni degli edifici, ma la toilette del piano esecutivo manca ormai da settimane. Mi sono fatto il culo a Islamabad per 3 anni, mi sono guadagnato il diritto a un buon cesso vicino all'ufficio. Se non riesci a riportarlo, vedi almeno di scoprire dove è finito. Rodriguez D. Okay. Che fine ha fatto il cesso? Do as you're told, don't eat mold. No! È simpatico. La foto nostra oramai campeggia. In automatico. Cazzo, aspetta. Qui è aperto e non è l'andare avanti. Ma
me lo dà come già visitato? Non capisco, ma non è vero. Ah, è solo accessibile, non è già visitato, ovviamente. Che cazzo dico? Che strano, un posto così senza niente. Ehi. Davvero? Il virus. Un borbottio. Permanente, un sibilo. Che strano sto posto. Era finalizzato la sola foto del tizio con un altro. Really? Che strana sta cosa. Non mi convince. Sto posto non mi convince. E non ho l'arma! Non ho l'arma. Qui dentro non ho l'arma. È un safe... È un safe place. Campeggia la nostra foto. Là c'è un altro pimp. Mamma mia. Cioè uno se le può skippare ste cose, rimane pippa, eh. I mod possono mettere sondaggi. C'è stato un voto per la posteria. Buono, ottimo, sufficiente, celestiale, insufficiente, ha vinto buono. Di brutto anche. Ma se devo dare un mio parere, dico che tanti anni fa l'avremmo giudicato diversamente. Ora vanno di moda i culi più prominenti. Eh sì, e anch'io sono vittima delle mod. Ma questo è tipo un save? Forse sì. Oh, vedo lì un autosave, ok. Abiti. Civile. Ah, quindi ci si può divertire qua. Andiamo. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, director. Jesse. Wow. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Hmm. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? Ground Zero? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench was... Bisognerebbe mettere il sottofondo, lo sfondo. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. Hai sottotitoli. It's another object of power, like the gun. An old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. Tomasi. The head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. Sono all'esterno. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them.
I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. Part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Sì, sì, non parla col fratello, non c'è dubbio. Sembra davvero parlare col player, poi io. The hotline. Wow. Look, I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Spero che sia tutto in mappa perché... Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. E là. Non ho ben capito, ma ce la faremo. Ci sono arrivate delle cose, però. Equipaggiamento, mod personali. Recupero salute più 20%. Salute più 17. Mettiamo questo. Emily istruisce Jesse su come trovare il telefono rosso, un oggetto del potere con le sembianze di un vecchio telefono, per capire i messaggi del direttore morto che cerca di comunicare con lei. Sperano che possa dare delucidazioni sull'invasione Hiss. Zakarian. Non conosceranno il sacrificio necessario da parte nostra, non ne hanno bisogno. Ok. È da qui che siamo arrivati? Sì. Parliamo ancora. Oh, oh my god. The hotline should be in the communications department. Ah! Dialogone. Origine dell'Hiss, la Oldest House, direttore Trench, oggetti del potere. Questo cacchio di amplificatore. So HRA stop you from becoming Hiss. Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? Sì, l'ha già detto. I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. La più inquietante lei di tutto il resto. His behavior makes me wonder what exactly he knew. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Sembra, sì. Got it. Thanks. Forse è l'unico modo per dirlo senza... scoppiare a ridere o a piangere. Direttore Trench. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Lei è veramente carismatica, eh? You mentioned la nostra, Jess. House. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. Chiaro. You've seen it. It transcends its physical limits.
I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets... Guardate i ritratti, eh? So without you, I never would have found the front door. Okay. Là. Forse i precedenti boss. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places. Other places, peso. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Okay. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Preferisco sempre narrative più silenziose, devo dire, soprattutto se devi creare il mistero, eh. Un po' troppo, sti spiegoni sono sempre un po' pesanti, però vabbè. In questo senso Hidetaka ha veramente trovato la formula. Cosa volevo fare? Non me lo ricordo. Ok. Ah, qua c'è un pimp. Modo personale recupero energia. Energia. Velocità recupero energia più 19. Energia. Salute. Ma allora c'è velocità recupero energia? Sono salute per raccogliere. Questa è quanto ti curano le cure. Quindi tu di tuo la recuperi? Boh. Sì, sì, ce n'è ancora tantissimo di mistero, per carità. Però sta cosa che devi sbloccare spiegazioni è una formula che non mi esalta. Ragazzi, mi rispondete a una domanda. Se il personaggio si cura la Diablo? Cioè si cura senza fare niente, lei si cura? Perché se è così, credo che la mod migliore sia recupero salute. Ah, è la stamina, scusate. Sorry. La stessa cazzata di prima. Sorry. Ok, Imo. Eccoci qui, guys. In teoria, dritto per dritto, ma non me lo farà fare. È tutto un po'... Cioè, come cazzo ci arrivo? Cioè, lei mi ha detto comunicazione, settore comunicazione. Che palle. Io non ho ascoltato veramente. Comunicazione, dipartimento di comunicazione, però la direzione è questa. È decisamente questa. Liss. There it is again. Esatto. Our welcome message. Qua hanno fatto una trincea? Oh cazzo. Ma sono quindi al piano inferiore mi trovo. Ma che cacchio di... Vabbè. A te è andata male. Holy mother of fuck! È un nemico? Non capisco. È umano? No, non so. Però ho lasciato indietro della roba, quindi dovete aspettare. Stai buono. Niente, neanche 0-1. Ok, comunque era sicuramente un nemico. Sì, 6. Dead letters. Sì. Hotline chamber, il cerchio, lo immaginavo. Basta, stai buono, mamma mia questo hiss. Hai rotto? Hai rotto? È un nemico, comunque. Ah, siamo in combat.
EPD non vedo. EPD. Vai a zappare però, eh. Non vedo un cazzo. Ok, buzz. Sempre meglio. Di cose inutili siamo fullati, che poi saranno utilissime, ma ora... Basta, stai zitto. È terribile. Allora, visitate i seguenti alloggi in Nevada, bla bla bla. Ok, spese, minibar, mi chiedo come un motel senza sbocco sul mare possa chiamarsi Ocean View. Non ho pagato per pensare, giusto? E che si sappia, chiedo ancora che si venga dato il budget per avere due stanze a notte. Io e la gente Rowley siamo stanchi di dormire nella stessa stanza, vediamo in strada. I ragazzi del settore ricerca dicono che i rituali possono aiutare a identificare i luoghi del potere. Quei bicchierini di whisky sono il mio rituale. Sì. Salute. Salute a voi, ragazzi. In che senso salute? Come faccio a pimparmi la salute? È un oggetto del potere. La salute. Cosa che cacchio state scrivendo, PD? Oh. Dove cacchio sono i prossimi nemici? Un potere dell'oggetto, andate a zappare. Oh. Ma che cazzo devo fare? PD. Non ho interazioni qua. Merda, hai rotto. Questa è la mia soluzione ai problemi. Nostalgia depth. Peso. Mi fa un po' paura quel posto. Ho sbagliato tasto. Fino a se stesso sembra, sotto c'è la mensa. E allora andiamoci. Porca vacca. Ma state scherzando? È una figata questa. Very well. Non li abbiamo finiti, però. Non è vero. No, lo sto capendo che non è vero. Mi verrebbe voglia di scendere, però al tempo stesso quel posto rosso è figo. Andiamo al posto rosso che magari c'è un pimp, dai. Beh, vaffanculo. Merda, mi sono ferito tra l'altro di brutto. Non vuoi che mi avvicini? Non posso che concordare. Che peso! Ah! Oh, vai a zappare! E miralo, brutto stronzo! La lore prima di tutto. Sintesi dell'evento. Nell'ambasciata degli Stati Uniti a La Habana si è verificato un evento acustico che ha ferito la maggior parte del personale diplomatico ivi presente. Sono state rilevate vittime e le informazioni in uscita sono state... Gli agenti dell'agenzia sono arrivati all'ambasciata nello stesso giorno in cui l'evento è stato segnalato tramite canale, ma ormai è troppo tardi per assistere all'EMA, che è stato indicato come un caso di... Il personale ha sentito un forte rumore e alcune improvvise vibrazioni molto intense, accompagnate da una forte pressione nelle orecchie. Il tutto è durato per minuti. Non è stato osservato alcun fenomeno apparente. La scena è stata isolata e il personale dell'ambasciata è stato trasportato negli Stati Uniti. Dopo aver recitato la formula L9 nelle vicinanze, tipo, o I9, un singolo stivale da cowboy ha iniziato a vibrare, manifestandosi come oggetto alterato. L'oggetto è stato quindi confinato e portato all'agenzia per ulteriori analisi. Consultare il fascicolo del caso... Peso. Ragazzi. Dove cazzo siete?
Qua è successo qualcosa. Barriera IS. La risonanza IS è un impedimento fisico difficile da definire. Le barriere IS sono modi per impedire la fuga o l'accesso al personale dell'agenzia. Sono stati trovati due metodi per neutralizzare. Distruggere le fonti multiple di risonanza concentrata trovate nelle vicinanze e distruggere le entità IS nella zona. Le fonti multiple. A causa della loro dimensione e densità, i campi di risonanza sembrano necessari del supporto ad altre fonti di risonanza. Senza l'abilità di risonare, la barriera cadrà. Una struttura inattiva fatta di risonanza può essere considerata un essere cosciente? La distinzione fa qualche differenza quando si considera l'IS? Cosa ci dice sull'IS l'atto di costruire muri per impedire i nostri movimenti? Fino a che punto è in grado di osservare e pianificare? Fare riferimento al fascicolo, ma per il rapporto completo. Che dire, ok? Ho visto che mi sono lasciato dietro una porta, sto solo raccogliendo cure. Però non ci siano dei cattivi qua dentro. Ehi. Oh, PD. Mappa. Noi siamo sotto. Fallo e basta. Sono morto, vaffanculo. Avido. Questo è proprio avido per eccellenza. Ah. Ci ho creduto. Non sei serio. Non è reale. No. Però queste cose le salva. Questo vuol dire che semplicemente si può andare dritti al combattimento? Madonna. Palla. Anche i morti li salva. Qua i nemici li abbiamo già battuti, sono già... Vabbè, allora, oddio, ma fammi respawnare lì a sto punto. Se è solo per camminare. O forse l'ultimo combattimento dobbiamo rifare, quindi... Ma non siamo tecnicamente morti in combattimento. Quindi, niente, così. Per l'aria che tira. Peccato, era figo entrare qui, maledizione. Niente. Stiamo tranquilli. I tipi volanti non li posso sparare. Siamo nella mensa, è come da mappa. Certi suoni sono angoscianti, eh? Un preziosissimo cesso, visto che qua spariscono. Attenzione, a causa delle recenti fluttuazioni nel punto di controllo PC, il livello di stabilità di quest'area è stato abbassato a giallo. Certo, viene da pensare al Covid. Tabella di riferimento, verde stabile, giallo, bassa possibilità di alterazioni in attesa delle arancione, alta, rosso, frequenti. Okay. Vabbè. Non vorrei gags uscendo. Madonna, sto rompipalle! Non mi piace... Mi piaceva il placebo. Ma in realtà non è un placebo. Ma forse è il solo sparare che lo fa cadere. Ehi. Memoria della casa. Carta igienica caduta e... Abbiamo anche fatto cadere il coprivater. Madonna, si è rotto il cazzo, Is. Queste sarebbero delle coperture, tipo. Qua manco c'è la corrente. Dead Letters, Central Executive. Secondo me dobbiamo andare a Dead Letters, però. Dead Letters. Però volevo finire di ravanare. Mi sa che dobbiamo andare di là, invece. Sì. Decisamente sì, però aspetta, io prima allora dovrei ravanare l'impossibile. Ma vai a Zamadona, quanto parla sto coso. Andiamo a vedere di là. Non... Tommasi, spingi le dita attraverso la superficie verso il bagnato. Sei sempre stata la nuova te. Vorrei che questo sia vero. Ti stiamo attorno mentre sogni.
Riesci quasi a sentire le nostre parole, ma le dimentichi. Ora succede sempre più spesso. Ci hai dato il permesso con le tue regole. Che cazzo devo fare? Attendiamo tra le macchie. Il termine che descrive tutto questo è stato censurato. Ripeti quel termine. Il nome di quel suono. Rimuovo per tutte. Ma che cosa devo fare? È un bug. Dopo il brano, il tempo è per gli applausi. È il tempo per gli applausi. Suoniamo finché non rimane niente. Il guscio della verità verrà fuori. Sei a casa. Ci ricordi casa. Hai perso il tuo capo con il tuo capo con te. Tutti i capelli devono essere mangiati. Sotto la realtà concettuale che si cela dietro questa realtà, vorrei che queste onde ti trascinino via. Dopo il brano è tempo per gli applausi. È il tipo che parla. La morte fuori dal tempo, rompendo la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta parete. Niente pavimento, cadi. Come definiresti la pazzia? Sì, è la voce che sentiamo. Ma te una melodia che non puoi smettere che è un sogno. Baby, 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 yeah. Perché compaiono solo ora i sottotitoli? Questa è la domanda che mi pongo. Solo plastica, tutto così sicuro, niente di cui preoccuparsi. Ah, buffo. Questo l'abbiamo sentito. Sono più chiari. Un segreto. A me sembra quasi che vengano da dove non dovremmo già essere. Beh, comunque sentite. Oddio, sono interessanti, però sono anche già sentiti. Sembra che ci sia la sua stessa voce. Andiamo. Speriamo che faccia un autosave. Aria da purificare. Lettere non recapitate, le dead letters. Dio meccanico. Io ho letto Dio meccanico, mi dici costi di viaggio? Ma non ho capito. Ho fatto un sogno e ho costruito ciò che ho visto in esso. Una macchina che ospiterà Dio, ma non il Dio che conoscete o quelli che tutti conoscono. Un nuovo Dio. La macchina sarà il suo corpo e la sua mente. L'ho creata proprio come il sogno me l'ha mostrata. Ho usato il motore di un frigorifero e le bobine del mio tostapane, oltre alle ventole e alla cinghia di distribuzione del motore della mia auto. Infine le ruote dello skateboard di mio figlio. Dio non può ancora muoversi, ma il sogno ha detto che avrebbe imparato a farlo da solo. Questo è solo il primo corpo iniziale, come un neonato ma in versione meccanica. Dio ha solo bisogno di un punto di inizio. Se volete intervistarmi, contattatemi all'indirizzo indicato sulla busta. Il mio telefono non funziona più. Ho dovuto usare il meccanismo di composizione del numero, per Dio. Del numero per Dio. Oh, cazzo. La deità, davvero. Si vede una fava, eh? Non siete solo voi. E si vedesse qualcosa, ragazzi. Mi ha detto che è buio. Pimp. Mod arma. Efficienza rinculo frantumazione. Ma non la posso equipare. Comunque vediamo che cos'è. No. Questa munizione per colpo. Per un'altra arma forse. Ma mi sta dando un sacco di cose in anticipo rispetto a quando potrò usarle. Oh, per carità. Pesce canterino. Sono le lettere non recapitate. Aspettabile governatore, ho chiamato polizia, ma mai arrivati presso mia casa. Avevo grosso problema e dovevate mandare qualcuno per sistemare. Mia moglie ha regalato uno di quei pesci canterini da appendere su parete. Non è vero pesce, canta quando si preme pulsante. Ma demonio c'è in lui, di notte svolazza in giro cantando canzoni demoniache. È il ritrovamento di oggetti del potere, no? E dicendo parole brutte.
Il demonio è entrato nella mia casa con quello dannato pesce e dovete occuparvi di lui. Mia moglie è molto sconvolta. Quando arriverete, distinti saluti, Dwayne Barr. Senti, mi sono rotto le palle di essere chinato. Ehi, calma, calma. Really? Non vedo. Spettabile direttore Trench, mi piacerebbe ringraziarla per aver approvato la mia richiesta per l'archivio della posta non recapitata. Catalogare tutti i messaggi non recapitati in possesso dell'agenzia ci fornirà un database estremamente utile, che le squadre di ricerca potranno usare per trovare eventuali connessioni o argomenti correlati tra le lettere. Oltre agli scopi più operativi, l'archivio ci consentirà di preservare tali immagini di incontri umani con il mondo paranaturale. Le lettere sono arrivate qui da vari luoghi e momenti, raccolte dal servizio postale come non consegnabili. L'agenzia è il luogo perfetto per conservarle. Comprendo che non tutte le lettere includono materiali relativi a veri eventi paranaturali, ma persino quelle false ci consentono di ricavare informazioni su come l'ignoto sia percepito dalle persone reali. Ovviamente prima compilerò un sistema che ci consentirà di analizzare le lettere per rilevare qualsiasi informazione o presunte connessioni con gli EMA. Perciò grazie di nuovo. Bartwell, P. Bartwell. La torcia era proprio l'oggetto di cui non aveva voglia Jesse. Do as you're told, don't need mold. Ok. Sì. La muffa. Come si arriva di là? Con il saltino. Ah, hai fatto la finta. Corri. Dov'è? Il lock. Era bello il lock. Dovrei cambiare spalla, non mi ricordo come si fa. Beh, vecchio, non vuoi venire da me? Non è comodissimo combattere. Ah, ma si può fare così. Ah, però poi bisogna... Bisogna ricchinarsi. PD. Cazzo. Che palle doversi richinare, sarebbe bello se si chinasse in automatico in certe situation. Dove sei? Ah! Dove sei, baby? Ah, uno è qua. Sei rimasto solo tu, davvero? Ok, c'è un salvotto, quindi comunque questo combattimento è fatto. Corri sempre, chinarsi serve a niente. Mi sono chinato e l'ho ammazzato tu. Allora... Buzz è qua, a parte questo gigantesco schedario, non ne vengo, quindi l'area da sanificare dovrebbe essere sopra. Vediamo se ci sono cose da... Quindi in teoria è il boss. Oh. Dove? Ah, eccoti. Ehi. Non vi ho visti. Capito il discorso del correre? Poche munizioni. Really? Senza fretta, magari c'è qualcosa da raccogliere, da vedere. Qua c'era una bazzina, ad esempio. Risorse si è messi bene. Qui c'è qualcosa, forse prima di...
di sanificare, da vedere. Esatto. Sì, tranquillo, ok, ora lo faccio. Qua c'è un video. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disc held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disc, of course, but one exactly like it, a perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disc, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Ragazzi, vi ricordo che è una blind, quindi non spiegatemi cose che scoprirò. In teoria potremmo, in realtà potremmo questa volta usare davvero il viaggio per tornare a parlare con Pope. Perché è probabilmente da farsi adesso. Avoid modern technology. Che culo trovare un oggetto del potere che... è una pistola. Ok, bisogna andare di qua. Benissimo. Quindi è esattamente dove non andremo adesso. Madonna sta voce, ragazzi. Ma l'abbiamo sanificato, maledizione. Bazzine. Ad esempio... è da dove siamo arrivati? UPD! È da dove siamo arrivati? E cioè, oh, cacchio! No, pensavo che fosse sanificato forever. No, non è così. Ah, è pure grosso lui! Respawnano nel senso che bisogna livellare. Dove sei? Ah, lì. Ancora? Ma di cazzo siete, PD? Dove cazzo sei? Sto livellando, cioè ho fatto tipo un incontro casuale muovendomi per la mappa. Comunque non dovevamo andare qua. Ma in realtà quindi qua abbiamo visitato il visitabile. Non ci rimane più nuggets. Li abbiamo fatto, forse laggiù non avevi. Mi sono fatto male. Ah, qui non ho guardato un cazzo, ma pensa a te. Bisogna sempre stare attenti. Mod, sì, che palle, però pimpa visto cazzo di personaggio. Quando è che ci pimpiamo sul serio? È la versione più figa di quello che abbiamo adesso. Posto. Abbiamo già fatto non mi ricordo. Forse siamo stati qua quando era buio. Sì. Ah, quindi là non avevo visitato. Forse non era accessibile. Comunque non importa. Valutiamo se possiamo ancora ravanare. Qua ci si perde roba con grande facilità.
Salve avidi lettori, il club del libro dell'agenzia si riunirà al solito posto al tavolo delle 17. Attualmente in discussione Unless You di J.D. Brooks. Dovete consegnarmi la vostra recensione entro lunedì ora pranzo, così potrò creare alcuni spunti per la discussione prima dell'incontro. Buona lettura, Penny Bartle. Ok, molto bene. Ah, ah, no, 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 no. Qua c'era qualcosa. Ah, beh, è quello di prima. Oggetti del potere, floppy disk. Certo, 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 benissimo. In realtà sono convinto che le opzioni poi ti diano tantissime possibilità di personalizzare cose del gameplay che probabilmente andrebbero viste. Oh, qua c'è un filmetto. Siamo noi! Threshold Kids. Grazie Garu. Grazie mille dei 3 mesi. Gioca nel Bolognina. Jumpscare? No. Peso! Sembra molto simile a noi con l'interlocutore immaginario o... Peso! Andiamo un attimo qui. E ovviamente mi si aggiunge come collezionabile i ragazzi soglia. Ok. Saliamo. Lo faccio immaginando che valga come salvotto. Voglio fare una cosa prima di chiudere. Voglio tornare a esecutivo centrale per perché questo è rosso e questo è A? Ah, perché dove siamo? Tipo. Per parlare con Pope. Perché secondo me potrebbero esserci dei nuovi dialoghi o comunque lei potrebbe fare report, diciamo, tra virgolette. Era qui, no? Ciao Pop. Lo sai che sei inquietante, vero? Sappilo. Ora lo sai. The hotline should be in the communications department. Nuggets. Ok, va bene. Thanks, Emily. Thanks to I'm you. Sure I'll have more questions soon. Ok. Just let me know. Ok, e facciamo così, ragazzi. Allora, direi di fare una blind run. Cioè, direi così, farei un secondo episodio. Però non lo farei domani. Siccome questo è un gioco occidentale e sa molto di gioco occidentale, oggi è giovedì. Giovedì prossimo alle 15, che sapete che è uno slot vuoto, quello del giovedì pomeriggio, andiamo avanti con Control. E lì decidiamo definitivamente, ma direi di sì, se farci una blind, che a quel punto potrebbe essere sempre in coppia con Dragon Age, visto che facciamo una giornata occidentale. Comunque, direi di fare una cosa di questo genere. Perché domani pomeriggio mi riservo magari di fare, o di non fare live, che tanto non è in programma, oppure magari facciamo un talk, vediamo. Vi ricordo che stasera Dragon Age, domani sera Persona 5 Royal... E va bene così, va bene così. E lunedì garette, sperando che Gran Turismo ci grazi con delle belle piste. Stasera, fratello genitivi, siateci, ragazzi, che Dragon Age Origins è non bello di più. Dovete esserci. E bene, bene, bene. Grazie mille per aver seguito. Bella lì per Control. E ci vediamo stasera. Ciao, ragazzi.